Ciao a tutti! Oggi andiamo a preparare una tipica ricetta abruzzese, la pizza con gli sfrizzoli o ciccioli, una bomba calorica praticamente. Ma andiamo a vedere gli ingredienti. Ci serviranno 335 g di farina tipo 0, 125 g di lievito madre, 160 g di acqua d'inverno tiepida, 150 g dei nostri sfrizzoli o ciccioli, 10 g di sale, poi ci servirà un cucchiaino di malto d'orzo, 40 g di strutto e un uovo intero. Iniziamo con il procedimento. Allora, partiamo subito riempiendo la nostra ciotola con tutta l'acqua e poi andiamo a sciogliere all'interno dell'acqua tutto il nostro lievito madre, ovviamente già rinfrescato. La temperatura dell'acqua di solito d'inverno io preferisco usarla leggermente tiepida. Una volta che avremo sciolto tutto il nostro lievito madre, andiamo ad aggiungere un cucchiaino di malto d'orzo. Scioglietelo bene in modo tale da renderlo tutto bello omogeneo. Una volta che sarà tutto ben sciolto, andate ad aggiungere la farina. Vi consiglio sempre di setacciarla se usate delle farine un po' particolari, diciamo, e aggiungete inizialmente qualche cucchiaio, quindi 3-4 cucchiai, e iniziate a scioglierle all'interno della ciotola. Questo vi serve per evitare di formare troppi grumi. Una volta che avete aggiunto questa farina, andate ad aggiungere anche il sale e iniziate a mescolare in modo, diciamo, molto energico per circa 3 minuti. Questo serve per formare il glutine e quindi agevolarvi poi dopo nella procedura successiva e nell'impastamento. Aggiungiamo un uovo e poi aggiungiamo ancora qualche cucchiaio di farina. E iniziamo a rimescolare tutto in modo tale da formare un impasto ben compatto. Vedete che man mano che aggiungiamo poi la farina, il nostro impasto incomincia a crearsi, insomma, una maglia glutinica. Se vedete che l'impasto risulta un po' più difficile in base anche alle farine che usate, risulta troppo, diciamo, appiccicoso, magari vi consiglio di fare qualche pausa in modo tale da far riposare l'impasto. Come ho fatto in questo caso, ho fatto una piccola pausa. Vedete che la pausa più o meno può durare dai 7-10 minuti, anche un quarto d'ora, volendo anche 20 minuti, non andate magari oltre, però vedete che già con una prima pausa la maglia glutinica già si è formata di più rispetto a prima, senza praticamente toccare l'impasto. Adesso allarghiamo un pochino il nostro impasto e questa procedura ci servirà per fare l'incorporazione dell'ingrediente speciale che sono i nostri ciccioli o sfrizzoli, dipende un po' dalle zone in Italia. Allora, come prima cosa, comunque mettiamo dello strutto. Visto che la ricetta è molto dietetica e leggera, ovviamente sto scherzando,
Però questo porta ancora più gusto alla ricetta. Praticamente è grasso e quindi sapete che il grasso è quello che porta tutto il sapore nelle pietanze. E poi aggiungiamo i nostri ciccioli che abbiamo precedentemente un po' tritato. Vedete, facciamo un bello strato sulla superficie. Cerchiamo di distribuire il più possibile in modo omogeneo. E poi andiamo a ripiegare i vari angoli nel nostro impasto in modo tale da rinchiudere i ciccioli all'interno. Io di solito lo metto anche sulla parte superiore e concludo richiudendo il tutto ancora e facendo qualche minuto di impastamento in modo tale da distribuire in modo uniforme il più possibile la granella, diciamo, dei ciccioli tritati. Una volta fatto l'impasto, lo andiamo a chiudere con una pieratura e lo lasciamo riposare. Nel frattempo che riposa, fino diciamo, al raddoppio della lievitazione, andiamo a ungere poi una nostra teglia e quando l'impasto sarà perfettamente raddoppiato, vedete che è cresciuto, diciamo, il doppio. Lo andiamo a mettere sulla nostra teglia. La ricetta che stiamo facendo, gli ingredienti vanno bene per una teglia da 25 cm per 35 cm. Stendiamo benissimo fino ad arrivare ai bordi. Cercate di non schiacciare troppo, ma usate proprio i polpastrelli e poi andiamo a coprire per la seconda fase di lievitazione. E questa fase dura circa un paio di ore. Una volta che abbiamo tolto la nostra pellicola, andiamo ad aggiungere ulteriore strutto in modo tale che poi in cottura si scioglierà e formerà una bella crosticina. Andiamo in forno a 200 gradi per circa dai 15 ai 20 minuti. Vi consiglio in base anche al forno che avete, di verificare la cottura e quindi evitare che si bruci troppo nella parte superiore. Una volta sfornato, andate a togliere la nostra pizza dalla teglia e lasciatela riposare fino a che si è raffreddata. Questo è il risultato finale della nostra pizza. Sentite come bella scocchiarella. Ovviamente non è una pietanza molto leggera, però vi posso garantire che è super gustosa. A me piace tantissimo. E qua sentiamo un po'. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e registratevi al canale. Ciao a tutti!